la puntata del quella che è una di quelle che mi ha colpito di più, quella del prete pedofilo. Strano. Un attimo di silenzio. C'è cioè un attimo di riflessione. Ma forse un pelino. Ma non fanno le riprese apposta. No, beh, sto gioco è solo riprese apposta. Solo riprese di culi. Immagina di giocare a. Tette. No, vabbè, come si chiama? Devil May Cry, ma con una troia. Una troia. Beh, ma sono loro. Se non sbaglio, il team è lo stesso, eh. Vedi. Considera che. Avevano detto che pare sempre i soliti omaccioni. Mettiamo una troia. Vabbè, considera che Devil May Cry è morto. Cioè, proprio morto. Nel senso, ormai c'è quella merda di DMC. Ma sì. Questo è l'unico erede. Come gameplay ci siamo. Che gameplay è questo Devil May Cry. Quindi. Ha molto più azione, ancora di più. Sì, come, però come action. Proprio, come vedere. Fai 3000 cose. Ma anche in Devil le facevi 3000 cose. Tu giocavi in automatico, ti ricordo. Perché sei un coglione. Ma giocavo normale. Io giocavo, tu giocavi. No, allora. Solo io giocavo in. Ma nessuno lo sapeva. Non è che c'era scritto. No, altro faceva c'era manuale automatico. Te lo chiedeva all'inizio del gioco. Solo che non lo sapevi cosa potevi fare manuale. Manuale era. Questo è un ibrido fra. Questo è manuale adesso, perché c'era anche automatico. Sì, però il manuale di questo gioco è un po' più facile del manuale. No, è più aperto. Non c'ha da schiacciare un timing giusto. Nel senso, quelli di Devil May Cry facevi delle custom. Devi combo fare delle combo, cazzo. Sì. Qui se c'è sempre così, va bene. No, beh, puoi fare. C'erano le combo prima, eh? Sì, ho capito. Però il quadrato è uguale. Ma fa solo una cosa. No, devi scambiare. Un cazzo, devi intercambiarli. Sì. Perché se fai sempre quadrato, fa sempre il calcio tipo lento. Un minimo devi fare. Devi entrare con una cosa e poi. Ma poi, però, c'è anche le pistole. C'è un minimo del gioco. È divertente perché c'è anche le pistole o tutte le meccaniche. No, le meccaniche mischiate alla pistola. No, perché tu puoi equipaggiarti un'arma da fuoco anche nei piedi. Poi avere un'arma da fuoco. Ha quattro pistole adesso. C'ha i piedi, spara anche dai piedi. C'è la modalità in cui spari, che girando qua, che spari tipo con quattro con le gambe. Con tutto, tanto lei è mega snodata. È una troia, si sa. Sono snodate. E anche qui non chiamiamo le troie. Questa è una troia, scusa. No, è una donna emancipata che vive bene la sua sessualità. Oh, una sette pistole nuove. Di... Guarda, gli ha regalato sette, non è una troia comunque. Ma perché no? Perché lei te la molla. Baionetta è una che te la molla poi. Quindi non è una troia. Per me la troia è quella che fa così e poi non te la molla. È vero, perché troia. Raga, è bello quella scena che se le mette nelle gambe anche. Vabbè. Ogni volta che si cambia al mattino lei fa così. E intanto lui fa così. Lui shakerà. Cing. Oh. Non me la ricordo se c'era. Mi sa che piacerà la scelta di questo gioco. L'apertura ideale. Io dico che piacerà. Ma sai quante tette nelle thumbnail qua? Ma puttana, facile. Easy. Lui voleva mettere le nostre facce nelle thumbnail, però. Ditelo, no, tette. Un bel culo o una tette. Che cazzo ne frega delle facce dei culo effetti grossi, voglio dire. O metti il negrone se vuoi. Visto che stai parlando di cazzi anche, puoi mettere un negrone. Vabbè, quella era già almeno una puntata fa in cui è vero. Parlavamo dell'importanza del membro. Del membro. In un film. Qualsiasi. Perché rende l'idea un membro. Beh, adesso comunque. No, infatti, Oz andava bene perché c'era sempre di membri. Ma anche nel film e nel telefilm normale. La presenza di un maschio, personaggio maschile, di te quello che. Maschio alfa. Va bene parità dei sessi, tutto quello che vuoi, ma nei telefilm, dimmi in quanti telefilm è la donna quella che dici cazzo c'è lei, e in quanti telefilm dici che c'è un maschio, un uomo di quella. Star Trek Voyager. Lo stavo per dire io perché, porca puttana, adesso ti uniamo. Punto. La capitana, no, che all'inizio. Se arrivi da Next Generation dici minchia, aspetta un secondo. C'è una donna capitana. Che non è che diciamo a tutti, va bene, però stai a fare guardia marina. Donna, guida sta cazzo di nave, ma. Ho il timoniere, top. C'è guardia marina, 90 su 100. No, minchia, invece capitano Catherine Janeway della nave stellare USS Voyager. Siamo lì perché poi chiudono. Però ha ragione Locke, dimmene uno dei telefilm attuali. Però subito ce l'è venuto, subito. Perché è l'unico. Mi piace un casino Voyager, però. No, pensa... però è vero, nei telefilm dici che cazzo. No, ma insomma, è sempre, comunque è vero, c'è sempre in Lost, quali erano i personaggi chiave? Erano. Non so, me lo ricordo. Come si chiamavano? Jack Shepard. Ma Shepard? Te lo giuro, sì. Ah, Shepard. Però c'avevo Jack Shepard. E che giochi minigioco per guadagnare più soldi. Ah, vabbè, tu. Però devo farlo per potenziarmi. Comunque c'era Jack Shepard, e beh, era un figo comunque, era un leader. Sì, e c'era Sawyer, vabbè, però Sawyer era all'inizio. Sawyer faceva morire, cazzo. Era il personaggio per le ragazzine, così da farle bagnare. Che capello lungo, è un figo, capello lungo, barba, il classico che dice capello lungo, barba, un po' tozzo, è lui. Un po' tozzo, ho detto grasso, tozzo è meglio, è stat, con lo 5 forze e meno 5 destrezze. Non comprare niente. È un cazzo di nerd.
Ma risparmia, risparmia. È 8 punti, tipo, fra l'altro. No, che devo permutarli, scambia. Permutali. No, 19.000. Vabbè, comunque, poi, cioè, poi c'era Locke. È un pezzo di merda. Che era un pelato, però. No, Locke era particolare. Era bellissimo come personaggio. Perché è uno di quelli che dicevi sempre, oh, cos'è, cos'è. Non sai mai che cazzo sì, non era. Sai mai che cazzo c'è in testa, era strano. Poi guarda... era paraplegico. Direte tipo Fringe, dove la donna dovrebbe essere quella che la fa da padrone. La fa da padrone, però no. In realtà, Fringe la all'inizio protagonista... è iniziato con Dana che è la voce da tipo da uomo. Dana è più. Sì, però Oliva Dana, Dana, però non lo so, non era. Poi nel dopo, non so, tu l'hai finito Fringe? Sì, 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 l'ho finito. Nel dopo forse era più quello di Dawson Creek. Non lo spoilerare. Quello di Dawson Creek, non mi ricordo come cazzo si chiama. L'attore di Dawson Creek. Quello biondo. Beh, poi c'è, no, c'è la scienza. A parte Walter, che Walter però, è un figo. Però lui non è un è protagonista, ma lui non è di quel figo. Esatto, è figo. Cioè, quello fa morire e basta. È figo quando fai questo. Come faceva? E poi guarda tipo Walking Dead. Walking Dead, le donne io le ammazzerei tutte dalla prima all'ultima. Ma le donne ma tanto muoiono da sole, sì, non dovrebbero neanche esistere. Lo spoileriamo, però minchia sì, non dovrebbero esistere. No, ma veramente è una cosa proprio l'odio che ti sale. Donne e ragazzini, ma la neanche moglie che dici, ma neanche che dici fa qualcosa, appena parla. Non avevo. Ma la moglie del protagonista ti io la odiavo con ti viene con proprio vabbè, ma in Italia Walking Dead siamo a livello, Se non l'avete visto, cazzi vostri. È morta la protagonista. No, la moglie di cosa? La protagonista. Morta. La protagonista. Ma comunque no, era odiosa. Ma non dici odiosa. Io non riuscivo a sentirla parlare. E vogliamo parlare di suo figlio. Madonna mia, il bambino. Però purtroppo stanno incentrando un po' troppo sui lui adesso. Almeno nella serie nuova. Ma nell'ultima puntata volevo morire. Non è più l'ultima, è la penultima ormai. La penultima è ormai, cioè. Vabbè, è già uscita e ieri. Quando vedranno questo saranno uscite altre 8 puntate. Sì, quello è vero, però comunque dai. Sì, però non c'è. Beh, Rick è un figo. Rick è un figo adesso. Cioè, comunque Rick è un figo migliorato. Perché è provato. Ma è da sempre così. No, è provato. No, all'inizio, quando c'era Shane, se la giocavano perché comunque era un po'. Però Shane mi è sempre andato sul cazzo invece. Sì, vabbè, però comunque era oscurato. Da Shane. Ma c'è da dire che i Walking Dead sono bravi a far proprio provare la sensazione che avrebbe uno lì. E mica sei, cioè, non sei un, cioè sei un figo lì. Però mica sei provato. Ma anche nella puntata filler, diciamo, comunque vedi il malessere che hanno avuto, la sensazione di dire cazzo non c'è niente, sono solo dei zombie che ti vogliono ammazzare, non c'è cibo, non c'è un cazzo. No, sì, che uno dice mi sono costruito, cioè, il mio riparo, ma ci vuole niente a perdere. Ma poi è la sopravvivenza, sì. Cazzo. Comunque l'ansia di questa nuova serie, che non spoileriamo, però che devo ricominciare tutto da zero. E non spoileriamo. No, vabbè, non è spoiler. No. Vabbè, comunque, sì, diciamo che la parte più bella di Walking Dead è sicuramente la sopravvivenza, e non quando si barricano. E sono lì per tipo 18 serie, tipo la fattoria. La serie della fattoria, no, ti prego. Delete. Delete anche la guardata. Vabbè, la solo l'ultima puntata che arrivano tutti. Sì, boh, per colpa del bambino sempre, ovviamente. Tra l'altro, chi è che fa le cazzate? Beh, poi ci sono... Bayonetta, ci sono i Colossal, che è come... come Oz, che lì voglio dire. E Oz però è già più in nicchia, non so quanti l'hanno visto. Però ma adesso quanti... Oz mentate. Quanti hanno visto Oz e quanto l'hanno apprezzato. Hashtag della puntata Oz. Ma non il mago di Oz, eh. Oz si intende proprio Oz, quello delle prigioni. Oswald Page. Page mago del genere. No, ma comunque lì è pazzesco, perché sono riuscito a fare un telefilm bellissimo in una stanza, praticamente. Sì. Quattro stanze che sono quattro prigioni. È una prigione con quattro celle, tipo. Boh. Ma è bellissimo. E i personaggi erano tanta roba, sì, le fazioni entro le persone. Però il telefilm si vedeva bello, perché i personaggi erano proprio, ognuno sapevi chi cazzo era, aveva il suo vissuto ben caratterizzato. No, ma lì è bello perché potevi prendere. No, che vedi solito le scene non c'era una scena che dici le sparatorie, esplosioni fighe, no. Allora è bello il telefilm, non c'era un cazzo di quello. Parlavano e basta. Diciamo, la Locke piaceva perché c'era il pene. Facevano peni ovunque. Guarda che era il primo telefilm che abbiamo visto dove facevano vedere proprio il pene. Ma sempre. Gli uomini nudi che ma che facevano vedere il pene perché HBO. HBO è tanta roba. Se vedete già uno dei film dell'HBO, preparate il pene. Preparate il pene e come no, preparate che è bello. No, più che altro, secondo me puoi prendere un personaggio di Oz, uno su due, quindi il 50% dei personaggi potrebbe essere un protagonista. Sì. Nel senso, non è che dici... Voi non puoi ammazzarli, sono sono le persone normali, sei te che sei in una specie di dimensione. Ma perché ti fa vedere il punto di vista di ognuno, cioè li senti i propri personaggi, no, non come poi... che ne vedi uno, racconta una storia di uno e gli altri otto non sai chi siano, o comunque stanno in background. Stanno in background. No, poi ogni puntata aveva una morale, era bellissima. È vero che quello che Locke finiva e rifletteva. No, ma l'ha fatto apposta, cioè non era una cosa nascosta, Ma quello lo facevo anch'io. L'unico telefilm che non è che stoppavo, però lui stoppa e riflette. No, poi c'erano proprio i monologhi alla fine. Ma infatti
infatti, ma infatti quella c'hanno poche puntate comunque, sì. No? Però non è un telefilm che ne guardi. Non devi picchiare, devi trovare un posto. Non sto picchiando, sono davanti. Non è un telefilm che ne veloce. Guardi tipo tre di seguito, anche se è bello. Beh, io sì, più o meno. Ma non perché non sia bello, perché comunque finivi una, non so, a me lasciava qualcosa, ero a posto. È a posto. Anche a posto, se avevo voglia di vederne un'altra, però mi faceva riflettere la morale di tutta la puntata. Ma peccato, perché in realtà è fatto apposta che ogni puntata racconta una realtà. Devi picchiarlo. Sì. Racconta una realtà del carcere americano. Cioè, davvero, se vuoi. Perché Oz. L'apice era... del carcere americano, proprio dire. No, perché Oz era un carcere immaginario, in una zona immaginaria, dove c'erano tutte le peggiori leggi di tutti gli stati. Sì, perché ti hanno messo tutto insieme. E poche parole, in ogni puntata è una specie di denuncia, diciamo, a. Sì, quella barbaria che magari facevano in certo modo. È un sistema carcerario. Esatto, al sistema carcerario. Quindi, comunque, ti istruisce in un certo qual senso. Perché è un telefilm che tu arrivi e prima di tutto inizi a vedere un sacco di cose con una prospettiva incredibilmente diversa. Perché c'è anche la puntata del. Quella che è una di quelle che mi ha colpito di più. Quella del prete pedofilo. Strano. No, aspetta. Perché lui era semplicemente... Cosa ha fatto lui? Non ha fatto niente in realtà. L'unica cosa che ha fatto è aver toccato... Semplicemente toccato il bambino, ok? E si è denunciato, si è costituito da solo. Tipo, surreale la cosa. Esatto, è abbastanza surreale. Però la questione è questa, l'ipocrisia dei carcerati, no? Che dentro magari c'erano stupratori, assassini... Devi andare dall'altra parte, la chiave. Dove vai? No, non mi ricordavo. Dall'altra parte. Ma non ricordati, sono due strade! Comunque, vai avanti, è la tua cazzata. E non è una cazzata, perché faceva vedere l'ipocrisia che c'erano gli assassini, i stupratori, gente che ha sterminato delle famiglie, gente che ha ammazzato la sua stessa madre. Però, fra tutti questi, era lui quello visto come il mostro. E a quella è la cosa pazzesca. Ti faceva proprio notare l'ipocrisia dei carcerati, l'ipocrisia anche delle guardie che... Beh, ma lì le guardie erano... Sì. Erano peggio dei carcerati. Sì, peggio, mica organizzavano le cose. Non sapevi mai, lì non puoi fidarti di nessuno. Le guardie comunque di un carcere, sei abbastanza frustrato, non sei un poliziotto, diciamo. No, stai lì tipo 10 ore. Sei tipo, stai qua, guarda che sei come fossi un carcerato. Perché vivi con loro praticamente quasi lo stesso tempo che stanno loro dentro. Ma infatti faceva notare anche quello, c'era per esempio la tizia, la guardia femmina, che dormiva lì perché aveva la casa lontana. Quindi faceva vedere come se effettivamente lei era in carcere, cioè la sua vita era lì. Ha scelto di essere in carcere praticamente. Comunque non c'erano donne che dici. Non c'erano me donne. No, c'era l'unica donna che c'era cazzuta, era un cesso ed era la bionda. Però lei era cazzuta. C'era dopo forse. No, all'inizio, fin dall'inizio. Fin dall'inizio c'era. E... Sì, erano ovviamente un carcere maschile, quindi non è che c'erano tante donne. C'era solo una donna carcerata, quella nel giro della morte lì. Braccio della morte. The True, è vero che c'era anche che c'era la tipa che era la scena con Adi Bisi. Adi Bisi che bello era il negozio. Devi arrampicarti sopra comunque. Devi arrampicarti sopra, torna indietro. Le ali. Lei la farfalla. La farfallina. Ma dai, si fa proprio avanti senza proprio. È perché vorrei cercare di parlare, ma allo stesso tempo guardare il gioco. Pensavo fosse più brainless. Attiva. Già, è vero. Che ti viste cose e poi sei nuda. Ah, dovevi schiacciare. Poi... Devi schiacciare al momento giusto. Che bello è attivo. Perché lui deve usare tutta la sua forza dei capelli. Guarda, Vai. La attiva. No. Vabbè, stai fermo allora. Sicuramente no, devi aspettare. Devi schivarlo, vedi, tac. E adesso. E cosa devo fare? Devi arrampicarti a quelle cose. Schiacciando un... sì, no, perché corre sull'acqua. Nell'acqua perché è veloce. La. A posto. Figo. Vabbè, qua siamo quasi per chiudere la puntata. È vero. E non c'è un punto di salvataggio. Come funziona qua? Non c'è un checkpoint. E quando finisci il livello. Salvataggio, ho scritto. Salvataggio. Ci sono dei checkpoint. Sì, checkpoint normali, non devi salvare. Boh, a posto, no, finito. Però, oddio, salvavi ogni tanto. Vabbè, chi se ne frega. Al massimo vi facciamo sto pezzo offline, ci mettiamo un secondo. Ma ha fatto tutto il livello, tipo, no? Sapendo dove andare, la Labi serve proprio un secondo. Dai, a posto. Perché non sapevo dove andare. Possiamo rippare l'episodio. Comunque, adesso io volevo sapere, mi è venuto in mente. Scrivete nei commenti il personaggio di un telefilm che guardate
che vi ha impressionato di più? Cioè, che dici, cazzo, quello è un figo. Prevedo Walter White ovunque. Non devi dirlo. Ma è un telefilm. Ma anche in generale, i telefilm che vi ha colpito. Magari telefilm che non abbiamo visto. Magari non l'abbiamo visto. Adesso Davide si guarda tutti. Un telefilm, ovviamente. Però i telefilm che non so, magari qualcosa vi ha colpito. Personaggio. Che dici, cazzo, lui è un figo in quella scena. E magari ce lo vediamo. Ma chi lo sa? Però i telefilm a Davide potrebbe quasi accettare. Quasi accettare. Io i telefilm li accetto. E non dire che quello è un figo gli anni perché usava l'orda energetica. No, no, io guardo solo i telefilm. Quindi va bene, va bene. E boh, quindi, dai, basta. Andate a vedere il forum. Fate quello che dovete fare come al solito. Noi siamo Super Fatin Bros. Io sono ad Alvis. Sono Ray. E io sono Loki. No, no, dopo. Perché lui io non ci gioco. Ecco. Adesso, corri sotto. Corri, non ti. Ma cazzo di me? Ma cazzo di me? Diciamo come si fa i videogiochi. Non vi preoccupate. Torniamo fra un secondo. Fra un secondo.